In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva l'hockey su ghiaccio, vittoria di misura ma decisamente molto importante per il Bolzano che passo dopo passo sta risalendo posizioni dopo un avvio decisamente deludente. Una cosa è certa, il Bolzano segna poco, attualmente vanta il terzo e peggior attacco dell'Ebel, ma con la quarta difesa meno perforata del torneo il dato si bilancia. Fattori emersi in tutta la loro evidenza nel match disputato ieri al Palaonda tra i biancorossi e il Graz, squadra, quella austriaca, fino a ieri al secondo posto in graduatoria e tra le più attrezzate del campionato mitteleuropeo. Mario Simeoni, coach biancorosso, privo di Callen, si presenta con i blocchi offensivi in parte rivisti rispetto agli ultimi match, ma soprattutto riesce nell'impresa di motivare al meglio i suoi, che nel primo tempo deliziano i 2.226 paganti con ottime uscite dal terzo difensivo e un buon forechecking. I risultati non tardano a venire, al 6:35 Zanetta è bravo a ribattere in rete una conclusione di Keller respinta dal gol dei 99ers Saburin. Ai Foxes non mancano le occasioni per raddoppiare, soprattutto in superiorità numerica, e forse qui sta l'unica pecca della truppa biancorossa: non essere riuscita a bucare la rete avversaria e a mettere subito una seria ipoteca sul match, evidenziando, come detto, una certa qual difficoltà nella fase offensiva. È un po' da tutto l'anno che facciamo fatica a segnare, però dai, se riusciamo ad andare avanti così, a concentrarci sulla zona difensiva e cercare di prendere pochi gol, allora lentamente arriveranno anche i gol davanti. Nel secondo e terzo tempo la lucidità del Bolzano viene meno e il Graz sposta il baricentro dalle parti di Hübel, che come al solito lavora incessantemente per ottenere l'altrettanto consueto buon voto in pagella. Ciò nonostante i Foxes riescono a gestire al meglio il match, malgrado l'infortunio patito da Hofer, per lui si parla di lesione al legamento del ginocchio. Con la vittoria di ieri i biancorossi salgono al settimo posto in classifica, a quota 14 punti, il quinto posto è lì, a portata di mano. Per l'Olimpo c'è ancora tempo, ma i segnali che arrivano da Via Galvani sono buoni. Devo dire che oggi siamo riusciti a giocare 60 minuti contro una squadra che comunque è seconda in classifica. Sì, un gol forse è poco, però se non ne prendi neanche uno, allora basta bene. No, complimenti alla squadra, al portiere, abbiamo fatto una bella gara. Ed ora un breve stacco pubblicitario, poi ritorneremo in studio per parlare di sport. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Specca Alto Adige Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. Ed ora ci occupiamo di calcio, 2 punti nelle ultime 4 partite, soprattutto 9 punti dalla vetta della classifica. Questa è la situazione in casa Alto Adige dopo la sconfitta per 1-0 rimediata ieri a Novara, e c'è già chi parla di crisi. In casa FC Alto Adige si fa quadrato attorno allo staff tecnico. La panchina di Rastelli, fa sapere il presidente Baumgartner, non è a rischio, ma nessuno è ovviamente soddisfatto del 13° posto in classifica, attualmente occupato dai biancorossi, a 9 punti dalla vetta e a soli 5 punti dal penultimo posto. Biancorossi sconfitti ieri a Novara in un match particolarmente bello dal punto di vista tecnico e che ha regalato continue emozioni dall'una e dall'altra parte, e che forse poteva concludersi con un pareggio visti gli equilibri che hanno caratterizzato gran parte della partita. Iniziata nel primo tempo con un discreto forcing dei piemontesi, che hanno provato subito a mettere gli ospiti alle corde con tiri da lontano ben controllati dal portiere dell'Alto Adige, Melgrati, anche ieri tra i migliori in campo. L'11 di Rastelli ha replicato in alcune occasioni rendendosi pericoloso con il solito Fischnaller che partita dopo partita si dimostra di categoria superiore. In tutte le azioni pericolose della sua squadra c'è il suo zampino. Il match si decide almeno dal punto di vista del risultato in
apertura di ripresa. Dopo nemmeno un minuto Corazza pesca Evacuo che si libera di Tagliani e poi brucia Melgrati. Rete che mette in evidenza la classe di un giocatore come Evacuo che in terza serie ha fatto per anni e fa tuttora la differenza. L'Alto Adige accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio, poi si ridesta e va vicino alla rete in almeno un paio di occasioni. Lendrić riesce anche a segnare, ma il gol viene annullato per un fallo di mano. Di lì al triplice fischio finale succede ancora qualcosa, ma non abbastanza, per far sì che l'Alto Adige possa guadagnare punti. È la seconda sconfitta in tre partite, i biancorossi non vincono dal 27 settembre. Il prossimo avversario si chiama Albino Leffe, squadra blasonata e in crescita. Un'altra battuta d'arresto potrebbe rappresentare una tappa fondamentale, in negativo, per la stagione di Chiem Soci. Anche per lo sport è veramente tutto. Noi ora col prezioso aiuto della regia andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. Il meteo di Video 33 è offerto da Tiroler Assicurazioni, incrollabile dal 1821. www.tiroler.it. La nostra webcam è puntata sul passo di Costa Lunga. Il pomeriggio è stato soleggiato, ma soprattutto sui settori meridionali era presente della foschia. Nella notte sarà inizialmente sereno, mentre nella seconda parte della nottata sul fondo valle si formerà della nebbia alta. Anche domani la nebbia alta presente sul fondo valle e la Valle dell'Adige si dissolverà nel corso della mattinata, lasciando spazio al sole. Pomeriggio splenderà il sole ed il cielo sarà prevalentemente privo di nubi. Le temperature nel fondovalle raggiungeranno i 15-17 gradi. Nelle valli si svilupperanno deboli brezze, in montagna soffrirà invece un vento da nord-est, da debole a moderato. Mercoledì sul fondovalle saranno nuovamente presenti dei banchi di nebbia alta che si dissolveranno velocemente, per il resto il soleggiamento sarà ampio ed il cielo terso. Giovedì soprattutto i settori settentrionali della provincia saranno attraversati da dense nuvolamenti che potranno causare alcune piogge. Per il resto il tempo si manterrà asciutto e sui settori meridionali splenderà a tratti il sole. Venerdì sarà di nuovo in prevalenza soleggiato con unicamente alcune velature. Sabato, dopo la dissoluzione della nebbia o nebbia alta locale, sarà generalmente soleggiato. Anche domenica splenderà il sole, tuttavia nel corso della giornata fluirà della nuvolosità bassa da sud. Le temperature non subiranno grandi variazioni e si manterranno piuttosto miti. Martedì il sole sorgerà alle 6.50 e tramonterà alle 17.06. La luna è crescente e sarà visibile dalle 11.11 alle 20.48. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it e il portale web www.goinfo.it, dove potrete trovare news sempre aggiornate 7 giorni su 7. In regia ha curato la parte tecnica Paolo Goldin. Vi ricordo inoltre che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale domani mattina alle ore 6.40 con la rassegna stampa curata da Matteo Donagrandi. È veramente tutto, vi ringrazio come sempre della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana. Pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano. 2M al quadrato.
Ogni settimana su Video 33 ed STF un tuffo nelle emozioni, una ventata di freschezza. 2MO2, jede Woche auf Video 33 und STF Südtirol hautnah erleben.